Dalle difficoltà spesso nascono idee ed energie per creare qualcosa di nuovo ed è il caso di Federeventi Umbria, l'associazione di rappresentanza del sistema fieristico e degli eventi turistici e culturali della regione, costituita dopo il difficile periodo della pandemia. Una realtà aderente a Confcommercio Umbria, di cui fanno parte imprese attive nell'organizzazione di eventi, anche in ambito fieristico e aziendale, nella convegnistica e nella fornitura di servizi dedicati. Da oggi, grazie a Confcommercio, tutti gli organizzatori di fiere, ed eventi e l'indotto hanno una nuova casa dove potranno confrontarsi, crescere, avere dei servizi, crescere come imprenditori, far crescere i propri eventi e, perché no, cosa che non guasta, crearne anche degli altri. Potremmo essere un veicolo di consulenza anche per la pubblica amministrazione, per i comuni, ma anche per organizzatori che sono alle prime armi e devono crescere come abbiamo fatto noi qualche anno fa. La squadra è molto forte e piena di competenze, quindi va assolutamente sfruttata. Una squadra già al lavoro da qualche tempo, ha confermato il presidente Castellani, che promette a breve il lancio di nuove iniziative. Ha parlato dell'Umbria come laboratorio di sperimentazione nel settore degli eventi l'assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni, esprimendo soddisfazione e il sostegno della regione a questa nuova realtà associativa. Un momento importante in cui nasce un'associazione e si perimetra un settore importante per l'economia umbra, per l'impatto che ha. Da sempre l'Umbria è la terra degli eventi. Questo vuol dire che non solo gli eventi hanno un successo, che riescono ad avere in Umbria un'audience molto ampia a livello nazionale e internazionale, ma vuol dire che esiste anche un sistema di professioni unico in Italia. In Umbria ci sono tutte le competenze per fare eventi di altissimo livello, di altissima qualità, ma vuol dire anche che i nostri borghi, le nostre città, i nostri comuni possono essere un palcoscenico ideale per mettere in mostra nuove e straordinarie esperienze. Federeventi, di cui fa parte anche EPTA Confcommercio, si propone come una struttura aperta e innovativa dal grande potenziale. L'obiettivo intanto è di mettersi insieme, confrontarsi. Le dimensioni sono diverse tra organizzatori, hanno la possibilità anche di unirsi per organizzare eventi contemporaneamente, possono concertarsi per non sovrapporre date ai sistemi naturalmente in Umbria, possono lavorare unendosi e in alcuni casi anche consorziandosi anche eventi che possono essere fuori dal territorio dell'Umbria, e quindi vuol dire avere potenziato ognuno di loro per la possibilità naturalmente di confrontarsi e di lavorare. Poi la loro concorrenza, ma credo che la concorrenza faccia parte del mercato, perché poi ognuno organizza il proprio evento, ma sicuramente è un momento di confronto dove ci sarà sviluppo e crescita per tutti.